Carissimi, in questa 32esima domenica del tempo ordinario ascoltiamo un brano tratto sempre dal Vangelo secondo Luca al capitolo 20. Si avvicinano a Gesù un gruppo di sadducei, una classe aristocratica, molti notabili del Tempio appartenevano a questa classe che dal punto di vista religioso si connotava come una classe di conservatori, dal punto di vista politico di collaborazionisti, in antagonismo con i farisei. I sadducei non credevano nella risurrezione. Si avvicinano a Gesù ponendo un caso, un modo per affrontare una questione. Il caso è una storiella quasi grottesca. Un uomo sposa una donna, questa donna rimane vedova, senza discendenza. Secondo la legge di Mosè, il fratello doveva sposare questa donna per garantire una discendenza al fratello morto. E questa cosa si ripete per i 7 fratelli. La domanda finale di chi sarà moglie quando verrà la risurrezione. Chiaramente un racconto estremizzato, ripeto, quasi grottesco nel porre la questione. Gesù non si lascia trarre dentro questo tranello. E risponde anzitutto smascherando questa loro comprensione di una risurrezione come continuazione con la modalità che sperimentiamo in questa nostra vita. La risurrezione sarà altro, la dimensione dentro la quale si entra con la risurrezione è una dimensione che non può essere descritta con le categorie che noi conosciamo, sarà vita e pienezza di vita. Ma sarà una novità assoluta. In questo ci mette in guardia anche rispetto a molte così fantasie di descrizione di ciò che sarà il dopo la morte. Per certo, Gesù ci dice, sarà una partecipazione piena alla vita che è Dio stesso, come gli angeli. A dire di una piena partecipazione, di una vita che continua, ma sarà altro rispetto all'esperienza di cui noi facciamo ogni giorno, che sperimentiamo ogni giorno. Sarà vita e vita piena. Noi sappiamo sarà risurrezione anche della carne. Noi risorgeremo con il nostro corpo, trasfigurato, fatto nuovo dalla risurrezione, come Gesù. E poi aggiunge un altro argomento. Noi chiamiamo, dice Gesù, Dio, il Dio di Mosè, il Dio dei nostri padri. Dio non può essere Dio di morti. Dio è sempre il Dio dei viventi. E così smaschera questo inganno dentro il quale i sadducei erano caduti. Dio è il Dio dei viventi, non dei morti. Dire il Dio di Mosè, il Dio di Abramo, e dire è Dio dei viventi. Mosè, Abramo e Mosè sono vivi in Dio. Ed è parola che ci raggiunge poi tanto più in questi giorni nei quali abbiamo fatto memoria, abbiamo commemorato i nostri fratelli defunti, ci raggiunge come una parola di consolazione. Questa certezza che Dio è il Dio dei viventi, esattamente la certezza che Gesù aveva nel cuore affrontando la morte per noi, che vuol dire al posto nostro, ma anche a nostro vantaggio. Gesù ha preso tutto ciò che c'è di umano, anche la morte, ha fatto sua, e ha vissuto l'esperienza della morte con la certezza che Dio, il Padre, è il Dio dei viventi, che non abbandona nella morte. Nemmeno di fronte allo sfacelo della morte Dio perde di coerenza, è Dio dei viventi ed è coerente con questa sua essenza di vita e di amore. Con questa certezza Gesù ha affrontato la morte. Noi nel nostro battesimo siamo stati fatti partecipi della passione, morte e risurrezione di Gesù, perché, per cui a noi viene dato di poter guardare la morte, affrontare la morte delle persone che amiamo, la nostra stessa morte, con questa visione nuova che ci viene dalla certezza della risurrezione. Noi non vogliamo cadere appunto nell'inganno di voler descrivere cosa sarà il momento della risurrezione, la vita con Dio. Sappiamo per certo che ci attende una pienezza di vita e d'amore. Sappiamo per certo che Dio è il Dio dei viventi,
che ha sconfitto la morte, la nostra morte, e ha dato a noi quella vittoria che per l'uomo è la liberazione vera, quella dal peccato e dalla morte, che sembrava tenerci schiavi per sempre. Le catene sono state spezzate. Ed è così che accogliamo questa parola del Signore, con la certezza di una vita che non ha fine in Dio e che ci permette di vivere ogni giorno una qualità alta della vita, perché è l'inizio della vita eterna. In fondo l'eternità della nostra vita, ciò che sarà la nostra vita eterna, lo decidiamo qui, ora, oggi, vivendo in pienezza questa vita che è dono di Dio, un dono di cui Dio non si è pentito, che non ritira a sé, ma che continuamente conferma, dandoci appunto questa prospettiva di eternità, di vita.